Ma di cosa vogliamo ragionare? Mi dissocio dal cinese, te lo dico subito. Stasera mi dissocio dal cinese perché va a noleggiare il vestitino delle buone occasioni, poi lo riconsegna, campionato si presenta in tuta, io mi dissocio totalmente dal cinese. Stasera lui è lì per l'ennesima passerella, sperando che per l'Inter vada bene, ma fammi dissociare dal cinese. Questo comportamento non è da interista, quindi lui non lo è mai stato, io mi dissocio letteralmente oggi dai cinesi. Ho sempre detto attenzione all'Inter perché è una squadra squilibrata, no? Quindi sembra nelle coppe riesca a trovare, no, sembra, è così, nelle coppe riesce a trovare quella concentrazione che non riesce a trovare, purtroppo non riusciva a trovare in campionato. Io te lo dico, una rondine non fa primavera, calma, calma, calma. Calma, tre piedi all'Empoli, calma. L'Empoli, secondo me, a livello tattico si è suicidata non andando a pressare le mezzali, le nostre mezzali, che gli hanno fatto fare tutto quello che volevano. E nulla toglie alla buona prestazione dell'Inter, ma aspetto a giudicare. Come io ti dico, dirlo ora è facile. Lukaku, io non lo avrei ripreso, non lo riscatterei, nemmeno a 20, 25, 30, anche perché sarebbe comunque un investimento complessivo sui 50-60 milioni per un attaccante di 30 anni. Secondo me, hai visto dove ti portano questi acquisti? Poi ti portano a nulla perché investi 60 milioni su Lukaku e poi non ti rimane nulla perché fra 2 o 3 anni Lukaku, che valore può avere? Quindi, però, deve giocare lui, ma sembra deve giocare lui soprattutto ora, trovare continuità, ritrovare affiatamento con Lautaro Martinez, perché sembrava quasi che si pestassero i piedi, facci caso. La scena del rigore che tira Lautaro al posto di Lukaku ti deve far pensare che non c'era più quel feeling, quella stima che c'era prima, perché Lukaku si gira verso la panchina e dice: ma come, sono io il rigorista. Lautaro prende la palla, batte e sbaglia. Bisogna stare attenti a queste cose qua. Sono comunque cose importanti e ti fanno capire cosa succede in quello spogliatoio dove ormai lo abbiamo capito tutti che regna l'anarchia. La cosa fondamentale da capire è che questa squadra ha bisogno, no, per accendersi, ha bisogno di lampi, ha bisogno di tanta corsa, ha bisogno di alzare i ritmi, perché altrimenti se gioca a basso regime non riesce mai ad accendersi, motivo per cui le vittorie dell'Inter arrivano solo ed esclusivamente quando l'Inter alza i ritmi e spesso deve fare 20 tiri per fare un gol. E poi ci sono queste partite, tipo quella di stasera, che valgono doppio perché comunque le giochi contro delle rivali storiche. Tra l'altro, secondo me, ancora i juventini non hanno capito bene la situazione, festeggiano i 15 punti. Io, ragazzi, ve lo dico, se fossi in voi, io non festeggerei proprio nulla. Cioè, o non avete capito cosa vi sta per accadere, o forse state facendo finta di nulla, perché io non sarei tanto contento al posto vostro. Nell'ambiente juventino c'è tantissimo nervosismo, no? Si vede che c'è una tensione che si taglia con le forbici, con il coltello, come ti pare a te, lo vedi il casino che hanno. Desideri e va da Spalletti a dirgli ti mangio il cuore, ma ascolta Desideri, vai a mangiare le arzelle a Viareggio e non rompere i coglioni. Se c'è uno che mangia il cuore, non sei scelto te quello lì. Ma cosa vuoi mangiare, Desideri? Vai a mangiarti lo spaghetto alle vongole a Castiglione, c'è allo, e non rompere i coglioni, te. Ma cosa vuoi mangiare, Desideri? Ti devi inchinare te davanti a uno come Spalletti. Ti mangio il cuore. Ma te nemmeno il fegato alla griglia mangi, Desideri. Ti mangio il cuore. Ma cosa rompi, coglioni? Ti mangio il cuore, dè. Ragazzi, noi entriamo nelle diatribe tra livornesi, fiorentini, pisani, perché se no qui non se ne esce più. Sembra che Igeho sia in vantaggio su Lukaku. Allora, all'andata Lukaku è stato murato da Bremer perché la Juve non ti concede profondità. So, la Juve fa parte di quelle squadre e ci mette in difficoltà per come svolge tatticamente la partita, perché la Juve non ti concede profondità,
si mettono tutti dietro e aspettano il momento giusto, gli spazi giusti per ripartire. L'hai visto all'andata come stavano per vincere una partita, con due azioni. Di cosa vogliamo ragionare? Hai visto come stavano per vincere una partita se uccidano i rigori? Due azioni, 90 minuti. Loro sono fatti così, hanno dei grandi problemi a segnare anche loro. Questi non fanno gol nemmeno con le mani, però in queste partite qui sono pericolosi e non vanno sottovalutati. Allora ragazzi, un conto è lo sfottò, un conto è sottovalutare l'avversario. Io non sottovaluto mai nessuno, perché ho detto attenzione al Monza, attenzione alla Sampdoria, attenzione all'Empoli, cioè non è un discorso di sottovalutare. Mi sfottò solo una cosa, sottovalutare un'altra. La Juve, allora, è una squadra che non ti concede spazi, si schiaccia lì, non ti dà profondità. Dzeko per assurdo, in questa partita qui, dove l'hai visto all'andata, che Lukaku non l'ha strusciata la palla, perché è stato murato lì, spalle alla porta, spazi stretti, di Lukaku, spalle alla porta, spazi con gli spazi stretti, non te ne fai di nulla, questo lo abbiamo capito tutti. Io nel mio piccolo feci un video quest'estate, che c'è ancora, fortunatamente, dove dissi, occhio Lukaku, perché Inzaghi non è parrucca. Indipendentemente poi dalla forma che ha avuto il giocatore, da tutto quello che ti pare a te, c'è anche un discorso tattico su cui bisognerebbe, secondo me, discutere più a fondo di Lukaku, che ovviamente riguarda il suo rendimento. Allora te mi metti Geo stasera, che negli spazi stretti, tecnicamente è molto più forte, viene giù, fa l'elastico, dà una mano al centrocampo, mi sta bene, ma Lukaku deve giocare sempre. Vediamo stasera Inzaghi cosa tira fuori da Simoncello, cosa tira fuori dal cilindro. La scelta eventuale di Geo titolare, ragazzi, per me può essere motivata solo ed esclusivamente così. Giocano bassi, serve uno tecnicamente bravo, forte anche negli spazi stretti, uno che magari dia una mano anche agli inserimenti dei centrocampisti e scenda giù, allora fai giocare Dzeko. Perché poi magari, ripeto, l'allenatore ha in testa la partita dell'andata dove Lukaku è stato nullo, però ha fatto il rigore e comunque ha fatto 1-1. Centravanti però deve fare gol solo sul rigore, ragazzi. Brozovic, ragazzi, se deve essere Brozovic negli ultimi tempi, è giusto che stia in panchina. Anche lì vedi poi su Masterclass, no? Anche lì su Masterclass ti porti comunque un giocatore di 34 anni a 6 milioni e mezzo. Di cosa vogliamo ragionare? Brozovic prende 6 milioni e mezzo, a 34 anni lui prenderà 6 milioni e mezzo. Ti sei messo comunque un problema in casa. E ti dico la verità, se Brozovic deve essere questo, io lo scenderei quest'estate. Che sì, Brozovic così, io prendo che sì e do via Brozovic. Che sì, poi ovviamente affiancato ad altri centrocampisti, perché finalmente potrai fare mercato quest'estate, non andrai più a girare un piattino a chiedere se avanza qualcosa. C'è una cosa, no, che mi preoccupa, che non sottovaluto. Non si sa se Allegri fa giocare Milik. Attenzione, Milik comunque è un bel palo della luce anche lui, e cosa fa? Dà dei punti di riferimento ai difensori. Sembrerebbe che loro vogliano giocare con Chiesa, Di Maria, Kostic. Occhio, perché sono tutti e tre velocissimi, hanno tanta tecnica e saltano l'uomo. Sono tre giocatori che saltano l'uomo, cioè loro ne hanno tre che saltano l'uomo, noi nemmeno uno. E ora ti voglio parlare anche del ballerino. Guardami Costa, ti dirò una cosa sul ballerino. Discutevo anche con Michele, che saluto. Gli attaccanti rapidi, veloci, a noi ci mettono in difficoltà, perché secondo me se Allegri opta per questa scelta qua, perché la fa? Perché questi attaccanti piccolini, rapidi, fortissimi tecnicamente, stanno larghi, cercano di farti allargare la difesa a tre, perché quando giocavi a tre con Parrucca, i tre centrali erano sempre belli compatti, te lo ricordi? Cioè, ricordiamo l'Inter di Parrucca, no? O l'abbiamo già dimenticato? E scherzo, ovviamente. I tre centrali con Inzaghi spesso stanno larghi e a volte ti ritrovi a Acerbi e Bastoni a fare gli attaccanti. Poi dopo chiappi la ripartenza con questi, con i braccetti difensivi, e vanno a fare gli attaccanti, chiappi la ripartenza e prendi gol, perché spesso chiappi 3 contro 2, 3 contro 1. Non si capisce nulla con questi
due braccetti e Inzaghi manda sempre su. Questi piccoletti ti mettono in difficoltà perché saltano l'uomo, creano superiorità numerica e soprattutto ti fanno allargare la difesa, perché stando larghi tentano di farti allargare la difesa, vanno uno contro uno continuamente e ti mettono in difficoltà, perché tutti i centrali dell'Inter sono lenti. Tutti e tre i centrali dell'Inter sono lenti. E gol così, ne abbiamo presi tantissimi, quindi bisogna stare attenti se giocano con il falso 9. Anche perché Kostic, detto in Toscana, è un dito nel sedere, come si dice dalle nostre parti. Quello tutte le volte ci fa girare i coglioni. Quando dicevo Kostic poco quest'estate? Kostic poco, no! C'è Gosens! Gosens, ja! Yeah. Gosens! Kostic poco! Kostic poco, prendiamolo, che è forte. Kostic poco. Ora, te mi vorrei paragonare Kostic a Gosens, bisogna essere, ragazzi, bisogna essere obiettivi. Kostic salta l'uomo e soprattutto è un calciatore veloce e ha forza e resistenza. E per come gioca a livello tattico, Kostic sarebbe stato molto più utile di Gosens a Inzaghi. Per quello che Inzaghi ha in testa per gli esterni, per il suo gioco. Non sono stato io a dirlo, Inzaghi ha sempre detto gli esterni sono fondamentali per il mio gioco, quindi occhio, occhio, perché tanto loro stanno schiacciati, appena vedono spazio per ripartire ripartono e ti fanno male, bisogna stare molto molto attenti. Poi veniamo al ballerino, lo sai, io non lo avrei preso. Io, ci sono le prove, dicevo, prendiamo Thuram infortunato, lasciamo il ballerino, che è Correa, per chi non lo sapesse, lasciamolo alla Lazio. Non è un giocatore da prendere, il ballerino è un giocatore, io lo dissi appena arrivò, ballerino, un giocatore da 10-12 milioni di valore, 15 proprio se gli vuoi bene, con 2 milioni e mezzo di ingaggio, e questo è il valore di quel giocatore, non 30 milioni, lo dissi appena arrivò, e ora ti posso dire, non è da 15 milioni, ma è un giocatore da 10-12 milioni. Ma lui, nelle sue stagioni in colore, ha sempre avuto quei momenti buoni, diciamo, quando ce l'ha quei momenti buoni? Perché il ragazzo è alto 1,88 m, ma ha il fisico di un lanciatore di coriandoli, cosa vogliamo ragionare? Cioè, sembra uno spaventapasseri, di cosa ragioni? Cioè, capito, è gracilino, è debole, nei campi bagnati sparisce, nei campi molli, quando piove, lui non andrebbe fatto nemmeno giocare, però il suo meglio quando lo dà a inizio e a fine stagione, quando le temperature incominciano ad essere, lui dai 20 gradi in su, insomma, ragazzi, parliamoci chiaro, questo lo dicono proprio, lo dice la sua storia, lui... Ma nella bella stagione ti può dare qualcosa, ti può dare una mano, perché per assurdo il ballerino è l'unico giocatore che riesce a saltare l'uomo e a crearti la superiorità numerica. Quindi il ballerino cioè, va impiegato almeno 20 minuti, mezz'ora a partita, per come la vedo io, perché la sua muscolatura fragile reagisce molto meglio. È così, ragazzi. E poi concludo il video, poi oggi ci rivediamo per capire bene chi gioca e chi non gioca, e poi ragazzi io vi rinnovo un appello, addirittura qui fanno confessioni senza quello si deve confessare, come se io dai preti, ma se io mi devo confessare ma ad un altro dai preti al posto mio, se ci vogliamo confessare per bene, te lo dico, confessiamoci tutti, perché ci sono anche le confessioni di signore molestate, quindi non ci sono problemi, fatele per bene le cose. Quell'altro a 50 e rotti anni è ridotto a farsi aiutare da questa gente, e tanto, ragazzi, non è un discorso di arabi o non arabi, a voi non vi guarderebbe nessuno uguale, e questa è la cosa che voi non volete accettare, non è arabi o non arabi, a voi non vi guarda nessuno lo stesso, non piacete, ma sicuramente avrete delle altre qualità, ma non piacete, perché io se no vi chiedo dove sono gli americani, ci avete rotto i coglioni un anno con questi americani, dove sono gli americani? Lo sponsor da 1 miliardo di quell'altro cialtrone là, dell'amico del truffatore, dov'è lo sponsor da 1 miliardo? Ma di cosa ragioni te? Ma di cosa stai ragionando? Ti porti live gente e ti diceva c'è la moglie alcolizzata, ma di cosa ragionate? Ma chi cazzo siete? Voi siete degli ammiratori, che non riuscite ad ammetterlo con voi stessi, che voi siete dei nostri ammiratori.
voi ci avete in testa tutti i giorni, ma tanto è inutile, perché non siete buoni, non piacete alla gente, ragazzi, me ne dovete fare una ragione. Quell'altro lì che mette su, quell'altro lì, ci sono io a vigilare sul web, te dovresti vigilare, io ho i messaggi, se vuoi vigilare, vigiliamo insieme anche a te, stai attento a quello lì, il socio del Vate, ha aperto il canale on Vate, è indagato, soldi Svizzera, ma di cosa puoi ragionare? Quell'altro che fa pirateria e usi per i tuoi comodi, quello che dice di lavorare all'Inter e fa i panini, ma di cosa? Con tutto il rispetto, per chi fa i panini, ci mancherebbe, ogni lavoro è nobile. Quell'altro dice adesso un manager e va in live con i falli di gomma e si sveglia alle 5 di mattina perché porta il Sileone, con tutto il rispetto per chi fa questi lavori. Io vengo da una famiglia di operai, ragazzi, ma di cosa vogliamo ragionare? Quindi non è questo il discorso. Gente non accetta, perché fa questi discorsi? Perché questa gente non accetta di essere quello che sono. Quindi il bonus psicologo lo potete ancora prendere, non c'è nulla di male ad andare dallo psicologo, ci sono andato anch'io tempo fa, non c'è niente di male. Poi se vedete lo psicologo non basta, dovete passare allo psichiatra, perché voi, ve lo dico io, voi avete dei problemi seri, ragazzi, soprattutto uno che vive in una delle città più belle del mondo, con donne ovunque, no, uno scapolo, si potrebbe divertire tutte le sere, sta su YouTube a fare il giro delle sette chiese, delle live, va da quello, scrive, va da quell'altro, quello lì che dice che è famoso, ma di cosa puoi ragionare? Avete un'amica che ha poche pretese? Avete un'amica che non ha nulla da temere? Presentategliela, perché succederà come l'anno scorso, che a Ferragosto, con la canottiera, tutto sudato, mentre mangia lo spezzatino e il sugo, incazzato come una scimmia, quel cuscinotto, Cialtroni, Digital Pizza è tutto a posto, lo abbiamo visto come è tutto a posto, noi siamo in mare a farci gli aperitivi, i gavettoni, questo sudato la notte e mangia lo spezzatino richiuso in un cuscinotto e ci dà di Cialtroni, presentategli una mia, una di poche pretese, ci sarà, no? Ce l'avete? Presentategliela, perché questo anche ieri sera continua, mette su quegli altri e non li guardano nemmeno i parenti, ma di cosa vuoi ragionare? Vieni te, non mandare la gente, vieni te. E poi per quelli che fanno le confessioni, facciamo confessare anche la signora che è stata molestata, e soprattutto siete ridicoli, chi vuole confessarsi si faccia vedere in faccia, io la conosco la faccia, ma si faccia vedere in faccia e si vuole confessare, siete ridicoli solo in questo. Quell'altro ha parlato per quell'altro che si vuole confessare, perché se no lo confesso io, non ci sono problemi. Visto che l'ho anche difeso. Ma ora basta. Io sono qui, non ci sono problemi, ragazzi. Voi siete degli ammiratori e non lo volete ammettere. Voi siete ossessionati. Voi siete nostri, voi siete miei, voi siete ammiratori. Voi fino a quando non venite di persona da me, voi siete solo dei poveri ammiratori, perché lì c'è gente che offende e non viene nemmeno calcolata, che non gli è mai stato fatto nulla, anzi quell'altro lavoro per l'Inter, ho visto i pannelli di Arancola, ma di cosa vuoi ragionare te? Ma te dovresti essere l'ultimo a parlare, ma ti sei fatto amico quell'altro e allora ti sei fatto amico quello lì, che pensi di fare? Fai ridere lo stesso? Vieni con me a confessarti, ci confessiamo insieme. Che ridicoli. Vai, vai. Non ti preoccupare.